Perfetto. Ciao a tutti ragazzi, sono Dante, oggi sono qua ragazzi con un nuovo episodio delle avventure di Ethan, dell'incubo di Ethan in Resident Evil Village in New Game Plus. Allora, prima di cominciare ragazzi vi invito a seguirmi sui miei canali YouTube e Twitch, il nome è sempre lo stesso, mentre Dante TV. Vi invito a seguirmi così da rimanere sempre aggiornati con le notifiche per vedere quando andrò in live e se non riuscite a vedere in live potrete sempre recuperare le live su Twitch sia su YouTube che verranno ricaricate. Su YouTube verranno ricaricate solamente le live single player, quelle sui videogiochi. Comunque, bando alle ciance, oggi continuiamo ad andare avanti sul nostro carissimo village. Tanto non andare a concludere il mio Game Plus, a parte perché penso che ormai io riesca ad andare a concluderlo. Intanto vi voglio fare buona vigilia, che oggi è la vigilia di Natale. Così siamo già dentro, anche perché stasera non penso che farò qualcosa. E domani forse sì, forse no, bisogna vedere come mi gira. E comunque, allora, noi abbiamo fatto... sì. Qua dentro l'abbiamo fatto, non abbiamo guardato tutto, però chi se ne frega. Andiamo un po' a vedere. Ah, la sfilza di Ro. Facciamola ancora. Eccola lì. A posto. Perfetto, ci siamo. Andiamo avanti, ragazzi. Andiamo verso il nido, che qua ce ne serviranno tanti. Di flaconi, anche perché... qua mi sa che non posso sgarrare con le cose, devo andare con l'arma che è come sono sempre andato, però devo andare sempre con questa perché... qua... il posto è proprio un dito in culo, quindi devo andare per forza con questa. Anche perché qui raga... pusheranno le orde e la vedo già grigia io, con il fatto del New Game Plus e tutto. Col fatto del plus di tutto, la vedo bella tosta. Comunque vediamo. Porco mondo. Ok. Cercherò di fare una tirata unica, raga. Quindi la live potrebbe essere parecchio lunga, più del solito. Voglio fare una tirata unica fino ad arrivare a... fino alla fine del gioco. Ok, cioè è il posto dove ho più paura io, raga, questo. Perché so che mi arrivano le orde di mostri addosso e io... adesso ci pensiamo noi, Ethan. Tranquillo. Ci penso io, Ethan. Porca troia, ragazzi.
Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia. Qua non posso sgarrare, eh. Qua mi devo buttare proprio su questa che l'artiglieria è pesante. Non ho preso ancora le munizioni infinite di questa, però amen. Che almeno un pochettino alternavo, però. Guarda quanti corvi, porca troia. Tanto se sparo a uno non penso che mi cambi la vita, eh. Vediamo un attimo, magari ho uno. Se lo becchi però. Parte più brutta di tutto il gioco. Questo è ancora prima della fabbrica, perché la fabbrica è lunga, ma. La fabbrica è lunga, una rottura di coglioni, però. Cioè, nel senso, almeno sei lì. Cioè, ci sono tanti piani, quindi per forza sai che devi prendertela con molta calma. Qua invece, Dio buono, è un patimento. A parte che, scusami un attimo, ma. Non è qua che. No, non credo. Nella fortezza che abbiamo fatto il primo incontro con Chang, tutti i this must cosi. be your den. Ciao Super. O Fra. Allora, vediamo un po'. Eccoli. Sparagli. Madonna mia. Ricarica, tieni ricaricato che. Qua è sempre una crisi. Continuano ad arrivare, oh, ma quanti cazzo ne arrivano? Non mi dice neanche sopravvivi. Sai che proprio devo scappare io. Merda! Ok, big guy.
Oddio! Porca puttana! Ah, perché devo battere forse il bestione qui? Boh. Oh. Va bene, me lo sono evitato. Finalmente, minchia però. Che grande sto gioco. Sì. Figo, figo. Allora, tre posti per i flaconi ce li ho ancora. A posto. Oh! Tanto, che minchia me ne faccio. L'unica parte positiva di questo posto è che ti fai tanti di quei soldi che la metà ti basta, cazzo. L'unico lato positivo della... L'unico lato positivo di sto cazzo di... Orco 2 di nido. Allora. Dovevo distruggerli la prima volta. E vabbè. Oh. Ah, sì, è vero, qua si nutrono. Ma siamo scemi, scusami. Ok. Ci sono risorse nell'area temporanea che non possono essere scartate. Riposizionare l'inventario. Ma perché? Ah, non possono essere scartate. Ma vaffanculo. Ah, è il segno di... Ma allora me lo fate apposta, Cristo Dio, su! Oh, fanculo. Ok, cos'è? Arena... Siamo già all'arena? Dimmi di sì. Mi sa di sì. Mi sa di sì. Meglio, almeno me lo levo. Allora, vediamo un attimino. Il bello è che io allora farei così. Mi carica per sicurezza che... Qui non si sa. Cioè il tizio è forte, è un rotto in culo. Eccolo lì. Dai, scendi che almeno ti hitto.
posso anche non farlo scendere? Ci ho provato. Dai, Babbo Natale, porca la merda! La troia, Eva! Oh! Carica! Porco! Oh! Vai così. Minchia, quest'arma qua è veramente forte, Dio buono. Ci ho avuto un po' nel culo, però. Minchia, l'ho sciolto, sto stronzo, Dio buono. Bomba artigianale, vediamo un po' quanto posso prendere. Vabbè, lo spazio in teoria ce l'ho. Ma che cazzo me ne frega, io prendo tutto. Appunto, niente, basta. Sì. Lasciamolo lì. Ne frega un cazzo, quello che non posso prendere non lo prendo. Anzi, adesso mi metterò ad utilizzare altra roba perché... Niente. Sì. Oh, è vero qua. Aspetta. Qui li avevo presi tutti, ma... Ce n'è uno qui? Non mi ricordo. Dove cazzo l'ho visto il ping? Cristallini matti, eccolo lì uno. Dovrebbe essere un altro tipo là sopra. Forse l'ho preso tutto. Non ho preso tutto. Vabbè, che cazzo me ne frega, tanto siamo verso la fine, a me che cazzo me ne frega. L'unica cazzata che mi manca è quella merda di cose lì. Credo che piange, guardate che Cristo si deve guardare. You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange. In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar. And I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Arrivo, eh? Okay. Aspetta un po', ma se io per caso... Voglio provare una cosa, raga, adesso. Visto che tanto ci siamo...
Tanto non... Eccoci qui. Voglio provare a fare una cosa, Voglio ritornare dalla parte di Moreau prima di andare da qualsiasi altra parte. Attenzione. E dammi il pollo. Ho dimenticato questo. Ok. Ce li ho tutti e quattro, mo. Voglio ritornare un attimino da Moreau. Il percorso più veloce è andarti là. Che forse adesso che ho tolto l'acqua posso andare a prendere il coso. Non mi è venuto in mente prima, mi è venuto in mente ora e non so il perché. Forse perché stavo pensando al tesoro di Heisenberg e ho detto cazzo, c'era quel tesoro là che mi è venuto in mente. In teoria da qua scendendo potrei riuscire a... In teoria non ci dovrebbero più essere mostri e cose, quindi non ho problemi. Però tecnicamente... Ah no, però aspetta. Cazzo, vedi, sono un coglione. Adesso mi rifaccio di nuovo tutto il gioco solo per fare questo. Porca troia. Affanculo. Che cazzo ci pensava, raga? Che palle però. Ah, ricarica. Vabbè, ritorniamo. Il nostro carissimo dirà qualcosa adesso, no? It's my greatest pleasure to see you return alive. Naturally. Please do take a look at my new stock. Basta, ho capito che vendi quella roba lì. Questa non è nel tuo inventario. Per Magnum. Ciao. Ah. Questa è una Magnum, che cazzo dici? Food is life. Boo. Good day then.
was that? Ha lasciato la luce accesa. Io non ci posso credere. Finito. Ah, è vero, la pianta. Scusatemi, raga. Sono un po' distratto. Minchia, complimenti comunque per essere teleportato. Guarda che bestia che è. Olè. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Just get your ass across the bridge. Comunque. Ah! Ethan Winters. Welcome. I didn't think you'd make it past Daughter Moreau. But I suppose you survive worse back in America, hmm? Sì, in effetti. I like you. I'd like to speak to you about Rose Amaranta. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Ah, la parte finale dove mi ammazza. No, non mi ammazza. What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Shut your fucking hole! Sorry about that. Ma neanche te puoi ucciderlo, se non ho capito. Take a seat. Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit! Lady, supersized bitch, ugly ass psycho doll, an amoronic freak.
Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, finite, ora posso provare a ucciderli. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Ci concentriamo, raga, su ucciderli. Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Dead end. Damn it! What was that thing? Okay. Uno dei suoi giocattoli, guarda, Ethan. Non ti fare troppi problemi. Stavo per dirvi, contro mostri classici tipo questi, ho intenzione di utilizzare le armi comuni. Invece contro quei tizi col trapano al posto della mano, utilizzo il fucile d'assalto, perché almeno così provo a beccargli il petto e vedere un po' se riesco a fargli del male. Se riesco ad ammazzarne uno, cioè riesco per forza. Però, raga, sono tosti, quindi mi piacerebbe provarci. Sì, in effetti, pensare che tutto sottoterra c'è questo cazzo di... questa struttura del cazzo. Pensa un po' te. Duca, buongiorno. Allora, salviamo. Almeno per essere già qui, così almeno non ho problemi. Perché qua poi, minchia, ti arrivano i bestioni, poi porca troia. Anche questa qua è bella forte, Dio buono. Ci vuole anche dell'impegno, tanto impegno, tanto impegno, tanto. Dall'altro lato. Qui non posso, fluido, perfetto.
Raga, si cambia registro adesso. Miei cari, finita la pacchia che vi temevo prima. Datemela a fanculo tutti. Ora li ammazzo tutti, non me ne frega un cazzo, li ammazzo tutti, raga, quelli lì. Ah, questa zona qua ce la prendiamo con molta calma e ce li ammazziamo tutti. Non stiamo a controllare bene tutte le varie cazzate, però ci ammazziamo tutti i figli di puttana che troviamo sul nostro percorso. Non ne lasciamo neanche uno vivo, anche quelli grossi berserker con i trivelloni doppi. Ne possono andare a fanculo i tizi, va a fanculo, va. Non ce l'ho quello. Per questo non esageriamo, che devo ricordarmi che è la freccia su. A posto. Venite fuori, fatevi vedere, fatevi toccare, i cari amici. Però ricarica, brutto coglione. Minchia, quanti soldi, la Madonna. La Madonna, quanti soldi. Quanti soldi. Quanti soldi. Quanti soldi importanti. Dammi qui. A posto. Ancora, che palle, dai. Che devo strisciare come un verme. Sono diventato una divinità io dentro sto gioco. Non è vero. Laggiù io non ci posso andare. Io ricarico per sicurezza, cioè non so mai. Ma non mi serve, minchia. Se ne possono andare a fanculo tutti sti cazzo di mostri. Siete delle pippe! Pipe, fatevi sotto, merda, dai che vi spacco la faccia, la famiglia, tutto. Dai, alzati te, dai, lo so, ti vedo. Eccolo lì. Da bravo, fai il bravo. Vieni qui. Figlio di puttana. Sì, bravo così. Continua. Minchia, duri, per... duri comunque, eh. Cristo santo, se sono duri.
Ragazzi, non ci sono più i cattivi di una volta. Sto zitto che è meglio. Che porca puttana, mi stava scappavo nella prima run. Perché non volevo sprecare munizioni contro di loro. Erano facili da dribblare, quindi me ne andavo come un bastardo in calore. Allora, grande ruota dentata. Si possono fondere? No, non si possono fondere, mi sa. Ah. Combinabile? Oh. C'ho uno spazio? C'ho uno spazio. Ne potrei avere due. Ah, c'è un altro, vieni qua. Dai, vieni qua. Ma come cade dritto, mi piace. Non riesco a capire, non capisco mai un cazzo, lo so, me lo dicevano anche i miei professori. Alle superiori. Che cazzo ho preso? Cos'è? Ehi! No, forse non hai capito, neanche uno si salva qua dentro, eh. Neanche uno, vieni qua. Are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. Dove cazzo è andato, raga? You should have never refused me, Ethan. What a freak. Oh, mi sono cagato addosso. Mi è spuntato così all'improvviso, mi sono cagato addosso, scusate. Ah, ecco cosa serve. No, le stordenti non le voglio. Fanno cagare le stordenti a me. Ok. Ah, Madonna. Dai, dai, dai. Ma che figlio di puttana? Girati. Ma guarda te. Oh. Ricarica. Sto facendo un po' troppo il gradasso, eh. Lo ammetto. Lo ammetto, però, raga. Permettetemi di farlo, dai, su. Porco mondo! Cazzo, non sono mai stato così invincibile nella mia vita. In un videogioco.
Mi sono sempre fatto una run soltanto. Ora invece. No. Tocca al cazzo che mi prendo. Ti attacchi proprio al cazzo che mi prendo quello, eh. Basta, mine basta. Mi hanno rotto i coglioni. Mi sa che ce n'ho anche una, ce n'ho. Non la riesco a levare. No, l'ho venduta. Bella, meno male. Mi ha fatto un bel pelo comunque, che c'ho? Mi ha fatto un bel pelo. Lo stronzo. Poi potevo anche usare una granata forse, eh? Fammi provare. No. Troppo? Ah, non ho più spazio, giustamente. Dove si va? Ah no, da lì ci sono le scale. Quanto sono contento, come detto. Orco 2 però! Oh! Ah, eccolo il più difficile adesso. Dove cazzo tu adesso questo? Lui è più difficile da combattere, Sì, lo è. Però non è assolutamente un problema. Tanto munizioni infinite. Si può far tutto con le munizioni infinite. C'ho per caso un coso già? No. Olei, 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 fammi andare più veloce di così. Guarda che ti muovi più velocemente dove? Che non lo vedo io il muoversi più veloce. Olei, 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 olei. Ah, merda. Ah, sei iper. Ah, ma dietro è il punto debole, ma lui subisce danno ovunque. Ah, vabbè, raga, allora. Che cagata, allora, vaffanculo. Ah, you again? E mica, che cazzo pretendi, Ethan? Anche te, Dio buono. Ancora tu, Stai buono che mi hai cagato già le tre quarti di minchia, te. Non vedo l'ora di spaccarti la faccia appena... Chiamiamolo solo al piano, me ne batto il cazzo. Andiamo, andiamo, andiamo. Pensate che... manca ancora un bel po', Ethan. Vai tranquillo. Olè, 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 olè.
Olè, 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 non vedo un cazzo, olè, olè. She doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. Destroy her. I don't give a shit about your family drama. Apriti, faccia di cazzo. No, non ci sta più niente. Me ne batto il gazzo del Grimaldello. Non mi serve. Dovessi proprio lootare la zona in maniera insistente, ma me ne frega letteralmente una minchia. Anche questi li faccio giusto così per... È giallo, è giallo! Allora, che punto siamo della faccenda qua? Oh, questa parte qua! Che dito in culo che era! Adesso gli stronzi qui li voglio... Li voglio proprio vedere adesso. Venite fuori, pezzi di merda. Venite fuori, dai. Eccolo! Another one. Cosa fate lì con quelle cornacce di merda? Eh? Allora? Ah, sei duro, eh? Aia! Oh, mi sono bloccato! Da fare spawn adesso lo stronzo. Ne arrivano altri? Non credo che ne arrivino altri, però sai. Non si sa mai. Male che mi sono, diciamo, mezzo ricordato. Comunque, siamo qui. Quanto manca per... è ancora un po' in realtà, Cioè, siamo arrivati al primo piano, dobbiamo ancora arrivare al secondo e poi dobbiamo arrivare al terzo e abbiamo concluso. Vediamo, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Piano superiore.
Signore Dio. Signore Dio, dammi la forza. Fammi vedere un po' qua che cazzo c'è. Oh. Ah, stampo per la sfera. Ma me frega il cazzo. Sai quanto cazzo me ne frega della sfera? Sono sempre soldi, però raga, alla fin fine. Lo faccio tanto per acquistarmi cure, non mi serve più un cazzo ormai. Là c'è una capretta, mi sembra. No, comunque, raga, ho sbagliato tantissimo, Il prossimo Resident Evil che faranno e troverò quegli affari lì. Ma perché mi sono fatto suggestionare a cazzo, completamente a cazzo, da quella scritta di merda che le capre proteggono dalla furia di Madre Miranda. E oh. E quindi io non le ho distrutte, cosa che non andavo proprio a pensare che fossero collezionabili, anche perché io sono un pirla. Sono un cazzo di pirla. Apri, Ethan. Ragazzi, scusate se sbuffo, ma sinceramente, nel senso... forse fare il New Game Plus non è stata la cosa migliore del mondo, però rivivere comunque... nel senso... è ottimo New Game Plus perché almeno rivivi l'esperienza con la... con la conoscenza del... del tutto, possiamo dire. She'll start her ceremony with your rose. E almeno ti dici, ah, ecco perché questo era così, ecco perché cosa. Ma... But don't worry. Aspetta. I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? I'd like to see you try. Secondo piano? Ah no, terzo! Sono arrivato, raga. Sono arrivato. Però devo andare giù io. Aspetta un po' che mo sono... ah no, è vero, di là non c'era un cazzo. Matto. Posso anche battermene le balle, tanto se ne frega. Allora, aspettiamo il nostro caro tipo, tizio, Caio. Hola! Beh, aspetta tanto. No, volevo andare al B4 io. Ho sbagliato a cliccare su. Spara lui? Figlia di puttana. Non mi farà mai sparare a lui. It's dark. È buio, sì, lo so che è buio. Qua adesso mi conviene proprio andare con questa perché... con tutti i soldini che mi faccio? Io sono sicuro... ah no, giusto, è vero. Io sono sicuro che mi prendo un bel... non lo dico. Non lo dico. Non lo dico. Dai, vieni fuori, su.
Che mi fai concussette, te dai. Apri un po', che cazzo. Stemma per chiave. Stemma per chiave, la chiave qui, 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 facciamo tutti i giri, raga. Ce la giriamo di nuovo tutta e ammazziamo tutti i figli di puttana. L'ho detto. Questa zona qua sarà l'unica che in realtà poi l'ho visitata anche bene, eh. In verità, però... Sfera, non mi serve un cazzo, però... Ci siamo fatti pure la sfera. E mo c'è pure la corrente. Facile a scassinare. Piri piri pi. Ah. E che bello. Surgery. This is my 18th attempt. The subject is Oscar the Stable Boy, 20 years old. Ah, è vero che ora posso girarmela con calma, che bene. Sì. Guarda con quanta calma me la prendo io. Cos'è questo? Allarma. Fammi un po' vedere. Sbagliato. Bella. Bella però. Però è bella, cazzo. Tanta roba comunque. Ma questo è dove devo poi andare io, quindi non ho problemi. Ah. Io devo risalire, sì. O no? E tutta nella voce, che taglia, che palla. Pipiri piri pipi pipiri piri pi. Oh.
Ho visto del rosso, eh. Porca troia! Si stordisce perché è così oppure perché lo sto uccidendo. Sì, mi piace così, mi piace. Così mi piace. Giusto, giusto per usarla e sprecarla, che non me la faccio un cazzo tanto. Tanto mo qua non ce n'è un altro. Mi sembra di ricordarmi di sì a me. Potevo tenermelo però, potevo tenermelo, cazzo. Non ci ho pensato io. Potevo tenermelo il colpo così accecante, almeno si bloccava un po' e potevo colpirlo al petto. Vedi, vedi, non ci ho pensato io. E vabbè, è andata, sono contento. Anzi, Duca! E non sta a che cazzo mi fa? Ma sta leggendo? Eh sì, ecco. Tarate di traverso il cazzo? Guarda che schifo di mani! Ma guarda, te che... Non posso zoomare, figlio di puttana. Sì, in realtà venderti più che altro.
Aha! Oh! Dai, acquista, su. Madonna mia. Ah, inventario pieno, vaffanculo. Fanculo. Securing goods is more important. Ma guarda, già che ci sono, dai, vaffanculo. Giusto per acquistarle queste cose che non servono un cazzo. Il coso del duca le ho prese tutti, no? Sì. Non c'è modo di potenziare, quindi non serve un cazzo. I'm skilled at all sorts. Potenziamenti, tanto per, dai. What? Ah, it's fine, all finished. Solo il cieco, tanto è l'unico che serve poco per potenziarlo. Posto, quanti ne ho? Adesso ne ho pochi, Facciamo una cosa, salviamo già che ci siamo, che minchia tanto qua. Abbiamo finito anche la fabbrica, raga, quindi ci manca il bestione, ci manca da ammazzare Heisenberg, ci manca da fare la parte con Coso, che in teoria dovrei avere le munizioni comunque infinite anche per Coso, perché no. Quella non posso buttarla, porca troia però. Butto via il cecco. Carichiamo. I don't have time for this bullshit. Out of my way. Troia. Figlio di puttana. Ah! Cristo. No. Dito nel culo, dai!
Now stay down. Ah, vattene a fanculo. Aisy, ma non è qua Aisy. Attenzione. Ah, il sigaro per coso, eh. Che cazzo ne trovo di queste minchia di cose, bene? Le munizioni per il pompa sono infinite, non lo uso più il pompa praticamente. Dov'è Aisy? Ba 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 ba. Da 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 da. Che inutile aprire qua. Ah no, vabbè, se mi danno queste cosette qui io sono contento. Olè! Ah! Ai 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 ai! Aisy! Eccoci qui. What the? What the? No! Persistent, but I've got a rebellion, so stay out of it. L'unica botta di culo che hai avuto in tutto il gioco, Ethan. Anzi, forse l'unica botta di culo che hai avuto in tutti e due i giochi. Oh, che palle. Sì, siamo ritornati in basso, Ethan. Allora, dov'è che... Minchia, siamo ancora più in basso in effetti qua. Mica, però non è il caso di picchiarmi ogni volta, che cazzo, con tutto quello che ha passato questo povero Cristo. You killed my wife, you son of a bitch. You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why'd you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. Hand me that wrench. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. The mold? Like Louisiana? God damn it. All this time, I thought I could save my family.
I can't escape from here. I can't do anything. That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose, holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get anything. You don't stand a chance against Miranda by yourself. I will stay down here and finish planting explosives. You take that elevator, I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when I find Miranda, she's a dead woman. All right, Ethan. Then you take this, and do me a favor. Try to stay under the radar. Allora, lasciamo perdere, raga, andiamo direttamente alla battaglia. Potevo pensare di fabbricarmi qualcosa in realtà, però vabbè, in teoria le cure ce l'ho, quindi è un problema. Tutto il resto non me ne frega niente. Qua, pronto, dai, muori. Let's roll, Ethan. I
friends. I felt spending years under the bitch's thumb. The villagers are nothing but a bunch of worthless peons. I'm a goddamn freedom fighter! I'll use your cute little daughter to become more powerful than ever! Che gioia! Finita? Ah no, merda, è vero. Porco mondo. Ammazzello! Madonna mia! This can't be the end for me! I must kill her! A post. Ethan, I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg gone, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Enough. Spara gli in testa. Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true complete form. Mm-hmm. She will grow to fully control the masses. And I must have. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter.
She's my child, not yours. Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycetes records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete, and I will become her true mother, bound for eternity in blood. Ma penso che tu, se ti metti il sangue di lui addosso, ti scambia per il padre. I've waited so long. The dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. Vabbè, contenti voi. Captain, I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body. Ma scusami un attimo. Share your screen, and I'll go over the situation. Io questo non l'ho mai capito, cioè non l'ho capita. Chris doveva essere proprio lì. Era dentro la struttura. Cos'è? Se n'è andato via da un'altra parte completamente dopo aver piazzato le trappole, perché... I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. 3 years trying to put this thing in the ground. 3 years too long. A parte perché, detto sinceramente... Sono 3 anni che lui cerca di fermare questa cosa qua. Però, cioè, nel senso, per Biohazard e per Village non è mai stato qualcosa che andava a scandalizzare direttamente il mondo. No, doesn't change. Cioè, terminate Miranda and rescue Rose. That's the mission. Cioè, nel senso, comprendete, fino a move out. Roger. Fino a poco fa, fino al 6 praticamente era più o meno cose che andavano a intaccare tutto il mondo, soprattutto il 6 che è proprio globale. Però Biohazard, almeno più o meno, perché l'uno è soltanto nella villa e anche un po' fuori, lo zero pure in una zona e basta. Il 2 è a Raccoon City e anche lì è bello grossa. Il 3 pure è a Raccoon City e anche lì è tanto bella grossa. Il 4 è completamente in un altro posto, però è quello. Il 5 invece è là nel Laos, tipo, non nel Laos, vabbè, in un posto lì così, abbiamo capito, Africa mi sembra, una roba del genere. E il 6 è praticamente in tutto il mondo, perché vai ovunque e c'è sempre la mutazione. Made contact with a group of hostile biohazards. Ah, è vero, con lui non prendo troppo.
Anche perché in effetti non avrebbe senso prendere drop con lui, visto che non può interagire col duca. È una parte extra del... cioè extra, è una parte in più del gioco questa di lui. Sì, non mi serve un cazzo prendere le munizioni, cioè. BSAA craft spotted. Two guards. I can take him. Don't get cocky. A parte che casa di Luisa, laggiù è la cosa. Ah, laggiù dove c'è l'altare, giusto, vero? Mi dimentico ogni volta, non so il perché, ma me la dimentico. Vaffanculo, vai. Che cazzo. Allora. Hey boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. Ma non mi serve, quindi. Help yourself. Orco 2. Non mi serve quella roba, quindi. Va bene. Minchia, però sono fighe le orde dove ti arrivano, però cazzo, ti fai un sacco di quella caga che è Dio buono. Perché comunque hai munizioni infinite, ma qua ti fanno anche più danno, eh. Le munizioni infinite ti aiutano un sacco, eh. Almeno posso evitare di... Posso addirittura stare tranquillo e... Posso addirittura stare tranquillo e non pensare neanche alle munizioni, basta che ammazzo e sono a posto. Thank you.
uccidere, puttana. Ho imparato, poi non so voi, cioè. C'era una siringhetta qua. Perfetto. Allora. No. Ok. I found a way down. Non ha che. I'm going in, the rest che of ansia comunque, back. Raga. Porca troia, Eva. There's no sign of the genome editing we saw in the E-series. Due cure, perfetto. Non penso che oramai mi servano più, però va bene così. Stavo scherzando, non è vero. Guarding the Mega Mycene, huh? Lobo, I got a tough guy here. I'm gonna need backup. Boss. There's an opening in the roof. Use it! Of you stay above ground.
Però Evelyn non dovrebbe essere comunque una trasformazione, una mutazione di questo tipo di Kado che ha Miranda, quindi perché Miranda dovrebbe temere Rose. We can figure that out later. Focus on the plan. I found it. It's the Megamycete. Ok. Alpha the squad. I've located the Megamycete. So now we can end this mess after all. About damn time. A parte che comunque, raga, vi dico soltanto questo. Il Megamycete sarà anche stato distrutto, ma secondo me Ethan è vivo. Cioè, l'hanno detto proprio loro, l'hanno esaltato talmente tanto che sembra strano che sia morto nell'esplosione. È un'esplosione gigante che ce l'ha avuta proprio in faccia a faccia, perché mica, comunque quel cosetto piccolo, porca puttana, è scoppiato fino al punto da spazzare via l'intero villaggio, quindi è tanta roba, This must be Miranda's lab. Questo non l'avevo visto io l'altra volta. Chi potrebbe essere? Miranda? Vabbè. Salviamo Mia e a sto punto, raga, ci facciamo Miranda perché tanto ormai. Show me your hands! Umbrise, this is Alpha. Where is Miranda right now? God damn. It really is you. I'm glad you saved me. Why are you here? I was caught in Houston experiments. Wait, did you say Mia? Mia Winters? In the flesh. What's the situation up there? Kind of a war going on. Nothing we can't handle. Don't get distracted. Stick to the mission. I'm headed to the ceremony site. Wait! You can't leave me here. You promised, damn it. You said that you would keep us safe. We did everything that you asked. We moved over here, everything. And I didn't care. So long as we were together. So you tell me, where is my husband? Where is my daughter? Ethan is gone. Povero Chris, I couldn't save him, but I can save Rose. Come on. It's not safe here after all. What do you mean he's gone? He's dead. I'm sorry, Mia, but we have to leave. We have to destroy this village. No! You're wrong. I tried to keep this a secret, but you don't understand how special he is. Forse per il fattore del legame, non lo so, sinceramente. Mia può sapere quanto è speciale Ethan solamente per il fatto che forse quando erano, perché Ethan ovviamente è parte della melma di Evelyn, il suo corpo probabilmente è fatto solo della sua stessa sostanza, diciamo che Ethan è un'entità molto superiore rispetto agli altri. La cosa che però hanno detto, raga, che mi fa anche molto dubitare, è proprio il fatto che, oh, incalza un po' la testa però.
E che proprio c'è venuto scritto: la storia del padre è giunta al termine, quindi potrebbe anche essere che Ethan è morto sul serio. How are you here? You're dead. Dead? I mean, Miranda. She. Però abbiamo di nuovo la mano intera. No. I still have to save Rose. Wrong. It wasn't Miranda. You were always dead. What are you saying? I can still. See? Miranda didn't kill you. You mean you didn't think it was weird? No matter how much you got hurt? Remember? In effect. Messing with my head. You shouldn't be walking. Screw you! Then what am I? I did all that. Rose. Yeah. Now do you get it? Your whole body is nothing but mold. You can't ever see your family again. Family. No. Rose. I have to save my daughter. You're already dead. Dead. I will save Rose! At last, he awakes. Where am I? My carriage, Ethan. Soprattutto, come fa a muoversi che non ha cavalli questo carro? Ci ho pensato adesso. Your battle with Heisenberg was a sight to see, but to think Miranda would show herself. How long have I been out? Not long till dawn. Duke, I need a favor. Take me to Miranda. I assumed as much and am already on the way. We should arrive shortly. Thank you. But Ethan, are you sure of this? Your body is, well, falling apart. Yes. Foolish of me to ask. Speaking of foolish questions, who or what are you? Even I can't quite answer that. We're here.
I owe you one. Mr. Winters, I'm afraid you can't return to your old world any longer. Are you ready? Yeah, I have to be. I gotta go. Preparation is more important now than ever before. Oh, the assemblage of life and machine. I can feel Lord Heisenberg's essence through it. Please, be well. Thanks. Voglio un po' combattere con queste armi qua. E poi voglio. E poi voglio, userò questo fucile d'assalto. Andiamo. Sì, sposta le radici. Little Eva, my beautiful daughter. Come to me. Eva, is that you? Oh, how I've missed you. What? My power is leaving me. Rose! Miranda! Interesting. Your body certainly is normal. Solo? Give Rose to me. Now! You will see. Once I kill you properly, every- Get her, now! Let go! I've spent a lifetime creating this moment. And you try to take it away from me. I will take what is due. My desires will be fulfilled! No. Rose! Is mine! What the fuck? You fulfilled your purpose, Mr. Winters. You disposed of my false children and awakened the glory. Cazzo! Cazzo! Now, please, mi ha bloccato la merda. Rose. I assure you, I'll provide her with truth. So now you can die peacefully. You understand the level. Dio. Octopus. How can you deny me? Why the hell can't you realize Rose is my goddamn? A megamycete saved me from the pits of despair. It granted me this splendid power. Yeah, right. All it's done is drive me nuts. Oh, great megamycete. Hear my prayer. Now, Mr. Winters, I think it's time you left things in my hands. Go on, rest now. The hell I will.
Die, 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 die. I will take back my daughter! If I combine Rose with a Megamycete, my daughter will be made manifest at last! I've waited a century, a century, all for this day. Why? I've never seen a human live without his heart. Are you sure you're not one of them? Your time is up! Now die! Why do you interfere? Surely you have no need for this now. So close to death. She's my goddamn daughter, you psycho! I will not let him or anyone else take Rose or my daughter from me. Finita. This is how you end the Winters. To ensure I never see your face again. Ole. Troia. Beh, due orette. Neanche tanto. My daughter! My Eva! Rose! Rose. Però il fatto già che si stava sgretolando, un po' come fanno anche i cattivi. Questo fa pensare che comunque... Ethan! Ethan! Che comunque anche in quel caso lì Ethan è comunque morto, quindi mi sa, raga, che proprio non posso proprio andare a pensare che veramente lei è ancora vivo. Ethan, we gotta move. Adesso questa serie qua però non posso guardare dallo YouTuber che seguo sempre. Perché io me la sono vissuta, ma lui mi fa morire da ridere, quindi vediamo che cazzo fa. Come si spaventa per lo più. Look at me. When I hit this trigger, we can't be anywhere near it. Damn it. Me is waiting for you. She's alive, you hear me? Alive. Mia. I'm so sorry. I love you. Keep Rose safe. Hey, hey. Hey. And you tell yourself. Now come on, it's not that much further. Watch over. Teach her to be strong. God damn it. Goodbye, Rosemary. Ethan. Thank you.
Ethan è speciale, la bambina è ancora più forte. E c'ha, sembra che sia bipolare anche. Io penso che il prossimo Resident Evil che faranno potrebbe rivelarsi una vera bomba in quanto a horror, in quanto a gioco horror e anche in quanto ad avventura, perché secondo me si vedranno un sacco di, come si dice, di Rose, di incubi, magari di immagini di flash bellissimi, no, magari anche del padre. Go, take us up now. E wait, secondo me, raga, sarà tanta roba al prossimo. Get moving. We have to get clear. No, we can't go, not without my husband. Mia, sit down and strap in. Not before you tell me where Ethan is. I know he wouldn't abandon us. Tell me what's going on. Where? What was that? I told you to sit down. Where is he? Chris, what have you done? He's gone. I tried. He stayed so we could all escape. I'm sorry. Captain, you need to see this. BSAA didn't send soldiers. This is a bioweapon. What the hell were they thinking? Orders, Captain. Pick up the rest of the squad. Plot a course for BSAA Europe HQ. Someone's gotta pay. Think the little boy will be able to touch the moon? Nobody can touch the moon, it's too far away. Wait, what if he has a rocket ship? Okay, then he can touch it, but it'd be very, very cold. You were being silly. I don't think the moon feels like it. You think it does, but cos'è, pubblicità quelle scarpe? Però è carina, eh. Hey Dad. Happy birthday. Sorry I missed last week. I have a lot of tests coming up. You know how it is. Minchia, due secondi. Che rompicoglione, appena arrivata. Devil. Duty calls. I love you. Però secondo me, raga, where else? Però secondo me, raga, lo rivedremo Ethan forse nella mente di lei, perché forse sono collegate, per il fatto che... Don't you ever call me that again. Whoa. Whoa, it's just a joke, Rose. I can show you things even Chris doesn't know I can do.
We have a clear shot. Stand down. I can handle it. She's just a kid. Way to keep it together, Rose. You're a lot like him, you know? I know. A mio parere assomiglia molto di più a Mia. Solo per il fatto che non abbiamo mai visto Ethan in faccia, vaffanculo. E potrebbe anche essere che... Lo vedremo in faccia per la prima volta, Ethan. Però ecco, ad esempio, questa scena qua. Chi cazzo è quello laggiù? È quello che sono curioso di sapere. Minchia, se non incominciano da questo punto qua, Dio buono. La storia del padre è giunta al termine. Quindi è definitivo che Ethan non ricompare, se non potrebbe anche ricomparire come papà dell'anno. Completa la storia a difficoltà estrema o superiore. Vabbè. No, ho sbagliato. Beh, raga, difficoltà estrema. Tanta roba, perché comunque è buono. Avendo le munizioni infinite, raga, è normale. Cioè, anzi, è facile. È completato la storia alla difficoltà estrema. Seguente arma è ora disponibile nel negozio. Che non è PZ. Allora, sì, salva. Vediamo un po'. Salvataggio automatico, vabbè. Normale, estrema, perfetto. Partite completate, una, due, perfetto, raga, perfetto. Potrebbe anche provare a fare Villaggio delle Ombre, eh. In futuro, non ora sicuro, eh. Allora, vediamo un attimino. Anche perché affronta orde di nemici in questo gioco extra e ottieni il punteggio più alto. Ma prendiamolo, ma non me ne frega più di tanto. Allora, la canna corta. Oh! Però posso prendermi solamente una... Aspetta. Raga. Dammi dell'idiota, lancia granate con munizioni infinite, lo fai con tutti. E se vogliamo fare il Villaggio delle Ombre, questo è il modo migliore per incominciarlo. Va bene così, va bene così. Va bene così. Va bene. Sono contento. Prima o poi, raga, lo faremo, Villaggio delle Ombre. Perché sono comunque curioso di vedere un po' com'è il gioco. Ci togliamo tutte le armi, tutte. Ci togliamo tutte le armi, me ne frega un cazzo. Non compriamo più niente se non cure. Le uniche armi che ci teniamo sono quelle con le munizioni infinite. E anche ovviamente la pistola, perché se riesco prenderò anche quella poi. Vediamo un po'. Allora. Vabbè. Detto questo, ragazzi, la serie di Resident Evil Village si conclude qua. Ovviamente questo qua è l'ultimo video relativo a storia, anche per vedere un pochettino. Sono contento di averlo portato, anche il New Game Plus, perché almeno è vivere un'esperienza nuova con una difficoltà molto più alta. E sono molto contento, perché porca puttana, tanta roba, tanta roba. E è stato bello comunque rigiocarlo. E in futuro comunque, raga, ve lo dico, venite su Twitch, perché forse farò una live dove... Penso di rushare e basta, eh? Penso di fare un'unica live, magari uno speciale, magari per Halloween, di rifarlo, il prossimo Halloween, di rifare tutto Village, rushando ovviamente, senza starci troppo a pensare, a far bregare, però usando tutte le armi speciali e coso, non è male, non è male, perché alla fine poi, cioè...
Potrei provare anche a caricare quello e vedere un po' di fare le cose. Comunque, questo diciamo che è un po' il tutto che abbiamo vissuto. Abbiamo vissuto la storia principale, cosa che mi dispiace un pochettino non aver distrutto quelle statuine. E vabbè, amen, è così ormai. Però si potrà fare col prossimo. Il prossimo prendo tutti i collezionabili che trovo, prendo tutto, io faccio, distruggo tutto. Mi sono fatto suggestionare per cazzate da quella cosa lì e non l'ho fatto, sono stupido io. Anche perché ovviamente dovevo pensare che nel New Game Plus rushava a bestia, quindi... Vabbè, comunque, ragazzi, che dirvi? Io concludo qua l'episodio, ringrazio tutti voi di essere passati, vi ringrazio mille della compagnia. Spero che questa live e questa serie vi siano piaciute. E vi do appuntamento alla prossima con una nuova serie che porterò qui sul canale. Io vi invito nuovamente ad iscrivervi e seguirmi su entrambi i miei canali Twitch e YouTube per rimanere sempre aggiornati. Ciao a tutti e alla prossima. Quanto è in ritardo?